Si è svolta ieri presso la biblioteca in corpora di Palazzo Nieddu del Rio a Locri la cerimonia di premiazione del prestigioso premio Zaleucu 2024 organizzato dal Cenacolo della Cultura e delle Scienze in collaborazione con l'amministrazione comunale di Locri. La serata ha celebrato diverse figure di spicco del mondo accademico, culturale e professionale, sottolineando l'importanza del territorio calabrese come centro di produzione culturale di eccellenza. La manifestazione, fortemente voluta dal Cenacolo della Cultura e delle Scienze, è stata introdotta da Luigi Mileto, cofondatore del Cenacolo, dal Comitato d'Onore presieduto da Tonino Lacopo, presidente della Camera Civile di Locri. Il premio, che ogni anno riconosce personalità di rilievo nazionale, ha voluto quest'anno sottolineare l'importanza della Calabria non solo come area periferica di Sud Italia, ma come centro vitale di crescita e sviluppo. I premiati del 2024 comprendono illustri personalità del mondo accademico, della giustizia e della cultura. Tra i riconoscimenti più significativi è stato premiato Nicola Leone, magnifico rettore dell'Università della Calabria, per il suo impegno nel promuovere l'eccellenza accademica. Ma le tecnologie digitali sono una grande opportunità. Sono un'opportunità anche perché azzerano quelle distanze che penalizzano in qualche modo la Calabria. Quindi qui in Calabria si stanno creando delle grandi opportunità, dei centri di competenza sulle tecnologie digitali, sull'intelligenza artificiale, che stanno attraendo anche grandi investimenti. Abbiamo delle multinazionali che si sono già insediate nel nostro territorio, molte altre credo si insedieranno nei prossimi anni. Sicuramente è importante che ci sia un sostegno del territorio, anche una volontà politica di favorire questo, però mi pare che in questo momento la Regione sia molto attenta da questo punto di vista. Ma noi stiamo lavorando molto sul reclutamento di qualità. Io penso che la qualità del reclutamento sia veramente la chiave di volta per innalzare la didattica, la ricerca, per favorire l'innovazione, e quindi la nostra è un'università aperta. Noi lavoriamo con questo meccanismo delle call internazionali, dove chiediamo chi è interessato a lavorare all'Università della Calabria di manifestare interesse, chi ovviamente ha requisiti scientifici di alto livello, e a seguito delle call noi incrociamo poi la qualificazione, il profilo di chi ha manifestato interesse con le esigenze didattiche e di ricerca della nostra università. E questo è un meccanismo che sta funzionando, perché quando siamo venuti a conoscenza di persone inaspettate, di profili di altissimo livello, che hanno scelto di dare la loro disponibilità a venire a lavorare all'Università della Calabria. Anche Marisa Manzini, sostituto procuratore generale di Catanzaro, ha ricevuto un riconoscimento per il suo instancabile lavoro nella giustizia. Io sono veramente stata onorata e peraltro ero in attesa, e non posso che ringraziare gli organizzatori, i fondatori di questo Cenacolo, che sicuramente ha una grande importanza, perché parlare in questi territori di temi così importanti come sono quello che mette al primo piano la gioventù e la necessità che i giovani del territorio possano essere attirati dalla loro terra, quindi sensibilizzare la popolazione ricordando il passato di questa terra, che è un passato glorioso, l'antica Grecia. Non per niente il premio si riporta a Zaleuco, che al di là di tutte poi le descrizioni un po' fantasiose che sono state fatte, è ricordato come legislatore. Il premio è andato allo scrittore Santo Giuffrè, il cui ultimo libro, Evasioni d'amore, è stato presentato nel corso della serata. Tra i premiati figurano anche figure di spicco nel mondo della medicina, come il dottor Domenico Suraci, primario dell'ospedale di Locri, e personalità accademiche di rilievo come il professore Vincenzo Ferrari dell'Unical e Filippo Familiali dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Io sono onorato di questo premio, insomma non penso di meritarlo, ho fatto quello che era il mio dovere, ho pensato. Il problema della sanità che si sta ponendo adesso
diciamo, è legato più che altro, secondo me, non a tanto perché non vengono fatte le assunzioni, perché ci sono i concorsi, ci sono gli avvisi, ma l'OCRI non è appetibile, non sta venendo nessuno, non si presenta nessuno ai concorsi, questo è il problema. Ma perché? Perché hanno istituito, e secondo me questo è l'errore, non tanto il fatto del piano di rientro e tutto il resto, ma il numero chiuso in medicina, non si trovano medici, perché il discorso è questo, che la mentalità del calabrese o perlomeno quello delle persone, che è quello, dice, voglio fare quel lavoro non perché magari sono portato, ma perché guadagno di più, e quindi arriva ad un certo punto a svolgere una che non è la sua attività, nelle sue proprie caratteristiche. Infatti c'è gente che è scontenta di quello che fa. Poi il numero chiuso in medicina, magari uno aveva l'idea di fare il medico, non l'ha potuta fare, di conseguenza ci siamo trovati con questa situazione in cui, con la pandemia che è arrivata, c'era una carenza di medici notevole. La serata ha visto la premiazione di esponenti del settore dell'istruzione come Carla Maria Pelaggi, Gaetano Pedullà e Ilaria Zanotti, nonché gli altri professionisti calabresi che si sono distinti nei rispettivi settori, tra cui lo chef Ivan Costantino e l'imprenditrice Maria Baccellieri. In concomitanza alla premiazione si è svolto anche il dibattito dal titolo Il disagio giovanile e l'abbandono scolastico, un tema cruciale per il futuro del territorio, affrontato da personalità come Maria Gabriella Campolo, Stefania Mancuso e Vincenzo Ferrari. Il tema trattato è stato ulteriormente approfondito nel contesto del Premio Milano Cultura 2024, dedicato alla memoria di Armida Barelli, cofondatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Questo evento ovviamente si terrà in Lombardia, a Milano, con la partecipazione di numerose personalità, sancendo un importante legame culturale tra Calabria e Lombardia. Tra i riconoscimenti anche quello alla nostra emittente televisiva e in particolare a tutto lo staff. La cerimonia di ieri ha rappresentato molto di più di una semplice consegna di premi, attraverso la presenza di personalità di rilievo e di eccellenza dalle varie regioni d'Italia. Il premio Zaleuco ha voluto inviare un messaggio di speranza per il futuro della Calabria, promuovendo una visione della regione come protagonista attiva del panorama culturale ed accademico nazionale. Dottoressa Baccellieri, principalmente, ha fatto di un'azienda, per quanto riguarda i vitigni del Greco e del Mantonico, senza avere nessun bisogno economico, ma soltanto una questione di qualità. Ed è pertanto una di quelle eccellenze di nicchia che dovrebbe la provincia di Reggio Calabria, gli organi preposti, tutelare. Sicuramente è iniziato, è stato un atto di amore nei confronti della famiglia, di chi non poteva più occuparsi delle proprietà. Strada facendo è diventata una, al di là dei tanti riconoscimenti, di cui al di là dei meriti, insomma, non sono personali, ma sono della nostra terra che produce qualcosa di straordinario. È stata un'occasione di poter raccontare la nostra terra in Italia e all'estero e fare proprio un racconto diverso, una Calabria produttiva, una Calabria che produce eccellenze, una Calabria che si impone nelle sue peculiarità raccontando il meglio che c'è. Abbiamo avuto dei grandi illustri ospiti e avrete sentito anche che parleremo di tecnologie applicate anche al diritto, ad esempio col professore Ferrari già abbiamo concordato di programmare anche all'OCRI delle attività con l'università e probabilmente anche con le associazioni forensi e il Consiglio dell'Ordine legate all'applicazione delle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e quant'altro alle nostre professioni.